told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, you many foemen. Amici, ma soprattutto amiche, vi ricordo che questo video è stato offerto da Amazon Game. Buongiorno, buonasera ragazzi, bentornati su un nuovo video di Lost Ark. Oggi andiamo a parlare della patch, tra virgolette, che hanno fatto e in più dei nuovi Twitch drop. Come ci sono, Dario Pala? Ciao ragazzi! E siamo sul forum. Poi faremo anche una spoileratina su quello che succederà nel prossimo futuro. Io qui alzo le mani. Allora, partiamo da quello che è stato un po' ed è tuttora il banco di parlata, di insulto e tutto di quello che è capitato. Questa patch! Sì. Allora, il problema qua è stato che in settimana Rox si era esposta un pochino ed era dalle sue parole trapelato il fatto che questa settimana ci sarebbe stato l'aggiornamento di aprile. Aggiornamento di aprile di cui abbiamo parlato in un altro video, comunque riassumendo, è quello in cui arriverà Southvern e arriverà la nuova classe, la Glaivr o Lance Master, che dir si voglia. E poi mercoledì, alla solita ora tarda per noi europei, è arrivata la patch note, è arrivata la doccia fredda. In realtà mi sento vabbè, e praticamente questa settimana Puoi dirlo, puoi dirlo per una mi volta. Mi sento non di, spezzare, penso... di spezzare una lancia a favore di Amazon, perché secondo me qui la colpa arriva dalla Corea, dove non sono riusciti a finire il lavoro o hanno trovato qualche bug inaspettato o chi lo sa, però io penso che per come si erano esposti quelli di Amazon, il problema sia coreano, è probabile. Il problema non fosse, cioè, tecnicamente sicuramente il problema non è loro, perché le patch non le fanno loro, ma io penso che loro gli fosse stato garantito che ci sarebbe stata la patch, invece la patch in realtà è stata chiusa ieri sera. Noi stiamo facendo il video di venerdì, quindi è stato chiuso il giovedì sera, quindi sì, è arrivata in ritardo di poche ore, però ovviamente non hanno voluto slittare la manutenzione e quindi noi abbiamo slittato di una settimana la patch. L'unico mio dubbio è, a questo punto è saltato del tutto l'evento pasquale? Non so se non era neanche previsto un evento pasquale. Io voglio rincorrere le uova. Vabbè. Beh, c'è sempre Alakir comunque. Sì, infatti, assolutamente. Comunque oddio, penso che Dario abbia ragione. Potrebbero fare comunque un evento pasquale, perché la Pasqua cristiana è questa domenica, ma la Pasqua ortodossa è la prossima, quindi potrebbero per una volta privilegiare gli ortodossi. Poi però... rivolta generale. Allora sì, noi no! No, vabbè, però in realtà da che mondo è mondo, tutti i giochi fanno la Pasqua cristiana e gli ortodossi, poverini, se la vedono sempre anticipata, per una volta potrebbero essere presi loro in considerazione. Però scherzi vedremo. A parte, dubito che sarà così, non penso ci sarà proprio un evento pasquale. Ci sarà probabilmente una nuova skin, perché nel frattempo hanno prolungato le skin, quelle che erano già nello shop, hanno prolungato tutti gli eventi e hanno messo un tappabuchi di una settimana nei reward di login, dove sono potevano impegnarsi un po' di più, onestamente. Decisamente. Sì, beh, qualcuno ha gradito molto i 500k silver di ieri. Sì, perché è povero, sì. Anche comunque, no, dai, per 5 giorni non è brutto, c'è l'Elip Essence, ci sono una task completion, insomma, no, c'è bella roba. Qualche gold non potevano darlo, Gold non c'è neanche in quello mensile, quindi... No, lo so, però... 30 piume di fenice, 3 Elip Essence... Ecco, le 30 piume di fenice, onestamente... No, anche i battle item, visto che ce li regalano ogni weekend, non sono ecco, certo... quello è un bellissimo modo di ammazzare tutta l'economia del gathering. Già. Giusto così. Che è crollato, infatti. I contadini non devono zappare la terra. No. mi dissocio tantissimo. Vabbè, comunque... tralasciando questo, c'è arrivata, come dicevi tu in apertura, altra roba a gratis. Sì, perché sono arrivati nuovi Twitch drop e allora, a parte le scelte che fanno determinate persone,
Guarda come regali, dai, con quella chioma rosa. Cioè, allora, vabbè, niente. Vabbè, hanno messo una mount, due mount in realtà, questa qui, dell'unicorno, che e poi vabbè, tutte le altre che non esistono. Vabbè, quella del Raptor l'hanno data. Raptor... No, un momento, allora spieghiamolo. L'unicorno è anche, credo, 500 ametiste. Ametiste, sì. Si ottengono guardando per due ore uno streaming che abbia gli drop attivi. Su Twitch potete anche non essere con il Prime, non dovete essere subscriber del canale che guardate, dovete soltanto stare lì connessi, anche mutatelo, tenetelo la finestra chiusa da qualche parte, dopo due ore vi arriva la reward. È tutto a posto, avete tempo circa un mese, scade mi pare a metà maggio, sì, quindi prendete la mount. Ricordate, dovete fare tutto il discorso del collegamento, sì, degli account. Ovviamente ah sì, sempre. Però quello penso che l'abbiate già fatto per i drop precedenti. Mentre l'altra cosa, il Raptor, con i 5 giorni, i 5 giorni di cristallina aurea e altri ametisti. Coin, lì, sì, esatto. Sì, sì, ametist coin. Questi li prendete se siete con Prime Gaming, cioè l'Amazon Prime, dovete aversi collegato tutto quanto, e lì andate dentro, lo riscattate, un click e ve lo trovate già in gioco. Se per caso avete il gioco aperto, quando fate, quando riscattate, state attenti perché, attenti, tra virgolette, perché il puntino rosso non vi compare, ma il premio sarà già nella scatolina che si trova tra la mail e il timbro delle reward del login giornaliere. C'è l'icona, ci cliccate sopra e vedrete che avrete dentro le vostre scatoline da riscattare. Ovviamente le mount sono tutte bound, quindi non potete pensare di venderle e farci i big money, perché non si può. A parte che non so quanto si venderebbe per big money qualcosa di gratis. Cioè, se mai. Mentre per quanto riguarda gli spoilerini che volevi fare... Allora, spoilerino numero uno, è stato confermato dopo tutta la shitstorm eccetera che la patch, quella di aprile, è stata chiusa e arriverà giovedì prossimo, quindi giovedì prossimo nuovo content e nuova classe. Inoltre hanno confermato, anche se lo si dava per scontato, che il pass al 960 sarà gratis, sarà dato a tutti. Potrebbe avere una richiesta di un qualche tipo di obiettivo da raggiungere, tipo potrebbe chiedere di completare la nuova zona, però è totalmente free to play, non vi chiedono niente altro, lo otterrete in gioco in qualche modo. L'altro spoilerino su cui c'è stata altra ennesima shitstorm è il Premium Pass. Si parla, è uscito adesso, cioè in Corea non è uscito da adesso perché ci hanno detto un po', e sono usciti spoiler che sembra che sia comparsa la traduzione in qualche file di game e quindi potrebbe essere introdotto prossimamente anche nella nostra versione. Che cos'è per il Premium Pass? Allora, ci sarà un pass che durerà 3 mesi, è un evento in cui avrete delle missioni da compiere molto simili al Welcome Challenge, solo che saranno cose che potete fare durante non una volta ogni tanto, una volta la prima volta che fate una cosa, ma sarà tipo vai a farmare 10 Chaos Dungeon, vai a farmare 10 volte un boss da qualche parte, cose che si possano fare anche se siete di livello avanzato, avete già fatto tutto almeno una volta. E comunque completando queste missioni salirete in una scaletta con tanti livelli, con 20 livelli, e potrete ottenere da free to play una reward scelta tra due. Tratta di solito di reward materiali per l'owning oppure energia per la stronghold, cose così, cose utili in game. Unitamente a questa ci sarà un primo pass a pagamento, il premium pass. In Corea questo pass costa l'equivalente di circa $15. Questo pass vi dà a tutti i livelli una ricompensa extra che è circa identica a quella che avevate come free to play. Ci sono alcune eccezioni, ad alcuni livelli vi dà delle cose un po' diverse, in particolare in Corea al livello 20, che è l'ultimo, vi dava una mount che è praticamente identica al cervo che si può comprare
qua da noi in Europa o in America per cos'è, Royal 15-16 Crystal, sì. euro, sì, per Royal Crystal equivalente a 15-16 euro. Quindi questo pass è molto vantaggioso perché vi dà tanti materiali più un amount. Complessivamente il valore del pass rispetto a un mercato come fosse il Mary's Secret Shop è molto vantaggioso. Certo, è legato alla valuta, cioè dovete comprare, pagare come moneta sonante col cash, però è una cosa che è molto redditizia. Qualità-prezzo è ottimo, mettiamola così. Qualità-prezzo ottima. La seconda, che è soprattutto quello che tanto si lamentano, pay to win, è il super premium, cioè un altro pass sempre che funziona nello stesso modo, aggiunge una terza colonna, i cui premi sono soltanto ai livelli multipli di 5, quindi al quinto, al decimo, al quindicesimo e al ventesimo. Questo pass costa in Corea 50 dollari, quindi costa parecchio. Vi dà ovviamente la viabilità il premium precedente. E in più, in questa colonna trovate a livello 5 uno sfondo di quelli di caricamento, diciamo, come quello che ci hanno dato col Platinum, col Galeone. Lì ci saranno. Ogni volta che mettono questo pass c'è un nuovo sfondo. E poi al decimo, al quindicesimo, al ventesimo livello delle casse contenenti l'arma e due pezzi di vestiario o tre pezzi. Insomma, vi danno un intero costume completando tutte le missioni avendo questo super pass. Quindi si tratta soltanto di cose estetiche, che però ovviamente penso che siano esclusive. Di È questo pass, probabile. com'era esclusivo la skin del platino perché aveva il platino, diciamo. E io tuttora non riesco a capire la gente di cosa si lamenta, essendo che sto gioco il PvP è equalizzato e il PvE non ha alcuna ragione di essere dichiarato competitivo o con cose di diversa, cioè più uno è forte o più uno è bravo, che cazzo te ne frega? Non dà così tanti, ma cioè la skin, No, ma ok. anche se li desse, cioè non dà vantaggi, ok, questo da sempre, ma anche se li desse, è PvE in quel caso, è PvP equalizzato, ma che cazzo te ne frega a te degli altri? Per me rimane un mistero di fatima, scusate, però è un mio pensiero. La gente deve lamentarsi a prescindere di Infatti. qualunque cosa, quindi infatti sono questi. Poi comunque dobbiamo vedere come lo portano da noi. È plausibile che i prezzi rimangano simili o Sì. nella peggiore delle ipotesi potrebbero essere aumentati tipo a 20-60. Non mi stupirei, spero di no perché arriverebbe Non lo l'ennesimo so, ascensore, infatti non lo so, però guarda. non mi stupirebbe. Però diciamo che inizialmente, concettualmente dovrebbe essere 15-50. Quello che danno potrebbe cambiare, come no, Sì. non penso sinceramente che dovrebbero cambiare. Non sono io a fare queste cose, quindi non posso esprimermi e darvi sicurezza. Questo è quello e quanto. E di altro per ora non abbiamo da dirvi. Non hanno ancora comunicato nulla, però appena comunicano noi ve lo riportiamo. Inizieremo pure tra un pochino, appena finisco di traslocare, a portarvi qualche guidina fatta dal nostro caro Pala, che è il nostro scienziato in ogni gioco. La domanda vera che io mi pongo è: la Glaivier è stata rimandata di una settimana e di conseguenza uscirà mercoledì e giovedì prossimo, che quindi trattasi del 21. Non è che hanno rimandato un po' tutto pure il resto di una settimana? Esempio Sì, stupido. è puro perché il 21 finisce appunto questo login bonus settimanale e inizierà un nuovo login bonus mensile e quindi che sarà in realtà 20 step come era quello precedente, però durerà 30 giorni e quindi la prossima patch, quella con presumibilmente il Destroyer, arriverà a 30 giorni dal 21, quindi arriverà al 19. No, dovrebbe essere il 22, No, il 22 è domenica. no? No, 19 o il 26? il 19, suppongo, sì. Anch'io penso sia il 19. Però insomma, è cambiata un po' la situation. Vediamo che cosa fanno. E Pala, a questo punto, parlando di numeri proprio. Sì. Secondo te, essendo che loro hanno detto che gli eventi a maggio avrebbero annunciato se mettevano i nuovi eventi,
Il numero di player è abbastanza alto per giustificare l'arrivo del nuovo boss ride, del nuovo Abyss ride? Ma le statistiche ce le hanno loro, onestamente. Allora, dipenderà molto da cosa loro valuteranno come numero utile. La cosa ideale che dovrebbero fare è un mese, 3 settimane prima di rilasciare questo contenuto, mettessero gli eventi che danno delle facilitazioni per gli awning per chi è sopra il 1370, per esempio quei librini che ci stanno dando ora che possono essere usati sull'armatura viola fino al 1370, se ci fossero dei libri che si possono usare anche dopo. In quel modo, verso la fine, aiutano più persone possibili a spingersi verso l'obiettivo e rilasciano il contenuto. Perché effettivamente, ora, a parte la dead zone che va dal 1340 al 1370, che molti ormai l'hanno superata grazie comunque agli eventi, gli aiuti e Sì. semplicemente al tempo e alla costanza. Questi eventi però non aiutano tanto, dai. Sì, però effettivamente come contenuto effettivo siamo fermi da un mese, due, non so, non mi ricordo più quando hanno rilasciato Argos. Quindi i giocatori nella fascia più alta un po' iniziano a sentire la monotonia. Vorrebbero cosine nuove da provare, da sperimentare, anche solo per dire che ora siamo in un momento in cui chi è nella fascia più alta ha gli equip leggendari, però il step successivo è trovare soprattutto gli accessori relic. Quelli, insomma, Perché giallo-oro. comunque, Di cambiare sotto la rispettando quello che build. stai dicendo, la roadmap ci diceva che questo accadeva a maggio, quindi poi possibile nuovo contenuto sarebbe giugno, quindi a quello che dici tu si aggiungerebbero altri 2 mesi. Vabbè, Vabbè, il nuovo contenuto sarà o a maggio o a giugno, e da lì poi probabilmente sarà 2 mesi dopo. appunto, dico, nel peggiore dei casi sarebbe giugno, quindi se già adesso è un mese e mezzo, più o meno sarebbero 3 mesi un po' piatti. A me sembrano un po' tanti. No, no, 3 mesi, è stata la Argos, è stato giunto 1 mese fa. Appunto, Quindi metti poi vuol aprile e dire, maggio, sono 3 mesi. vuol dire da marzo a maggio sono 2. Vabbè, se lo mettono a maggio, però se lo mettono a Sì. giugno, aggiungi anche giugno, quello dico. Sì, però devi contare che loro in realtà... Non, questa è una cosa che hanno già detto per la Corea. Loro non si basano su gli apripista, ma loro si basano sul gruppone. Quindi loro non interessa che Sì, questo l'apripista ci si sta, questo ha annoino, a senso. loro interessa che il grosso del pubblico abbia il content in Giustamente. Questo è modo. giusto. Infatti, cioè, secondo me il rilascio della Dance Master come classe è dovuto a questo, perché dà il contentino alla gente, essendo una delle Però classi più vi ambite. vorrei fare una piccola controargomentazione qui. Sì, è vero che l'importante è il gruppone, però sono gli apripista e soprattutto le whale quelli che li portano più money. Più Quindi introito. bisogna dare un contentino anche a loro. Io per questo, secondo me, hanno messo la Lance Master per questo. Non so voi che ne pensate. Per così, cioè, nel senso, dare tempo a chi vuole rerollare con la Lance Master di raggiungere quel livello, il 1400. Non so, è una mia teoria, non è In che. realtà Cioè, serve, non ne serve 1400, serve 1415 per il nuovo conto. 1415, appunto. Cioè, ti Ah, danno tipo 2 mesi per solo raggiungerlo, un due, mese e mezzo. apro una doppia parentesi. Aiuto. Allora, no, c'è stata una voce per cui si diceva che se eravate al 1415 non ottenevate più i gold dai raid hard di Punica. Abbiamo sperimentato, non è così. Dal 1416 in su si riescono ancora a ottenere i gold. Non vi so dire dal 30, però dal 16 fino al 29 i gold li ottenete ancora. Un'altra cosa è, se dovete puntare al 1415, non fate tutto il gear al 15. Cercate di farvi 3 pezzi al 17, e se è visto che è più economico portare 3 pezzi al 17 piuttosto, e lasciare gli altri al 10-11 che vi serve, piuttosto che fare tutto al 15. In particolare perché c'è l'arma che costa tantissimo. L'arma è meglio lasciarla 11-12 e fermarvi lì. Non Ah, fatevi l'arma al 17 perché costa il delirio. questo ha un motivo particolare perché fondamentalmente la percentuale di alzare la roba È dal più 13 bassissima. al più 17 più o meno è la stessa, costa leggermente più materiali.
mentre al più 16 e al più 17 rispetto agli upgrade precedenti, ogni upgrade vale il triplo come item level, per quello aiuta a risparmiare diverse risorse. Un oggetto al 17 livello 45, 1445. Ah, e comunque come consigli, se siete un support, armature e pantaloni danno più difese, mentre se siete un DPS, l'elmo, gli spallacci e i guanti danno più attack power, quindi regolatevi in base a quello. Io insomma ragazzi, 17. Maledetto. Insomma ragazzi, queste sono le news, questi sono i consigli. Ora noi cercheremo di vedere anche settimana prossima cosa portarvi, probabilmente vediamo anche, a parte la patch, di fare una prima vista anche della Lance Master, cioè una cosa molto random visto che non l'abbiamo mai provata. E boh, vediamo che cosa ci dicono, vediamo cosa comunica Amazon e vediamo se ci sarà qualche evento figo settimana prossima. Io spero di sì, perché ammetto che un pochino, cioè... dopo la corsa dei triceratopi, insomma, vorrei vedere qualcos'altro, ecco, mettiamola così. Io vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao. Buona Pasqua!